Che gioco pazzesco. Allora, OPL, come funziona? Innanzitutto abbiamo bisogno di una chiavetta USB. Se vi siete persi il video sulla modifica della PlayStation 2 in pochissimi secondi, è questo qui. Dobbiamo formattare la chiavetta USB in FAT32. Una volta fatto questo, la inseriamo nella PlayStation. Andiamo su OPL, premiamo su impostazioni, qui in alto. Questi sono i parametri corretti da avere. Una volta impostati esattamente così, diamo ok e salviamo le impostazioni. Inseriamo la chiavetta nel computer e una volta aperta troveremo questo. Lui praticamente fa già delle suddivisioni, ok, con queste cartelle. Noi andiamo a aprire la cartella DVD e copiamo semplicemente il nostro file ISO. Non dobbiamo fare nient'altro. Togliamo la chiavetta e ci spostiamo sulla console. Ritorniamo su OPL X. Questa volta premiamo Game List con il cerchio. C'è scritto là in basso, cerchio. E apparirà il gioco che abbiamo copiato prima nella cartella DVD. Se noi premiamo X per avviarlo, ci vorrà un attimo che si carica. Che figata quando facevano ste stronzate. Se volete sapere come utilizzare controller wireless come sto facendo io in questo momento, ho lasciato un video su YouTube che parla di come è possibile farlo. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi lascio perché c'ho da fare. Ciao!